È sempre più concreto il sospetto che le immagini registrate all'interno delle docce dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove si cambiavano infermiere e dottoresse a fine turno, Possano essere finite sul web. In questo caso si concretizzerebbe il reato di revenge porn. I carabinieri, cui sono state affidate le indagini per risalire al responsabile o ai responsabili, hanno raccolto testimonianze e visionato le immagini della videosorveglianza del presidio sanitario, ma per ora, come ricostruisce la nazione, viene mantenuto il massimo riservo. È un fatto gravissimo che deve essere punito. Siamo fiduciosi che le indagini porteranno all'individuo dei responsabili. Nel frattempo desideriamo esprimere tutta la nostra solidarietà alle colleghe e alle operatrici sanitarie vittime di questa che consideriamo a tutti gli effetti una violenza. A dirlo è il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia, Danilo Massai, la violenza non è solo fisica e va sempre condannata a ogni livello e in ogni contesto. Prosegue: È oltraggioso che professioniste impegnate nella cura e nell'assistenza ai cittadini si trovino coinvolti in una vicenda del genere, una violenza subdola, lesiva della dignità di queste donne e professioniste, per questo da condannare duramente.